sapevamo insomma la vigilia, no? Il Varese avrebbe contratto chi era in forma, così è stato. Bravo il Varese a rimanere in partita, a chiudere senza subire nel primo tempo. Sì, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, ci aspettavamo un altro sistema di gioco, abbiamo preparato la settimana su un altro sistema di gioco e c'è stato bisogno di rimettere insieme un pochino le cose tra primo e secondo tempo, e secondo me il fatto di aver rimesso un pochino in ordine le pressioni, le nostre pressioni, la nostra fase difensiva ci ha permesso di fare un secondo tempo più equilibrato. Ma credo che anche prima del gol subito stessimo facendo meglio del primo tempo. Poi abbiamo avuto, secondo me, una buona reazione. Abbiamo alzato un pochino la pressione, siamo stati più nella loro metà campo, ma penso che già il secondo tempo era iniziato con un altro piglio. Sì, la stanchezza penso ci possa stare, ma manca una giornata alla fine, quindi la stanchezza penso che ce l'abbiamo tutti. Il nostro miglior secondo tempo mi fa pensare che non sia un problema di stanchezza quanto altro. Nel primo tempo io do merito a loro perché, ripeto, ci hanno sorpreso venendo a giocare con questo sistema di gioco e sicuramente la nostra poca... così la nostra poca pressione in avanti è dovuta più che altro a questo, perché gli facevamo prendere troppo campo, di conseguenza uscivamo troppo bassi e trovavamo sempre una giocata. Io non ne vedo un discorso di stanchezza, perlomeno non vedo noi più stanchi di altri. Che Filomeno avesse qualità, non credo ci siano dubbi, l'ho messo per quello, quindi... Sinceramente so quello che può dare, il problema suo è un problema di un'inattività che arriva da un po' di tempo, quindi se lui è in grado di darmi i minuti che mi sa dare con qualità, ben venga, è un giocatore sicuramente importante. Non conta quanto uno gioca, conta quanto sfrutta il tempo che ha a disposizione. Guarda, io ti dico la verità, io credo nel lavoro settimanale. Fabien è arrivato all'infortunio alla schiena, la forza di Fabien è quando sta bene fisicamente, avendo fatto una settimana, 10 giorni di lavoro differenziato, non è neanche questione di un minuto o due, perché poi dopo alla fine vai a togliere magari Zazzi, che in quel momento lì è l'unico jolly che hai in mezzo al campo, se no devi far giocare Maniera che è un 2000, in caso di necessità, come un Acizio con la testa aperta, con Rudy con la testa aperta, cioè oggi onestamente... tutti sapevamo che la differenza era la facevamo vincendo la partita, però a volte si può vincere anche con una mezza occasione come quella che abbiamo avuto andata sul palo. Ripeto, oggi aver fatto un secondo tempo con una squadra, contro una squadra di questo livello, per come l'abbiamo fatto, secondo me bisogna dar merito a come abbiamo fatto noi. Poi ci poteva stare un cambio, ci poteva stare anche l'Ercara, ci poteva stare la Ferrari, ci poteva stare tutto, ma in questo momento servono giocatori che fisicamente stiano bene. Chi lo sa? Boh.